Salve a tutti, in un nuovo video, in questo video vi porto The Lion Song. Finalmente sono riuscito a pronunciarlo correttamente. Prima di cominciare il video, vi dite sotto che non lasciate una like se guardate con il video. Quindi ragazzi, nel scorso video avete visto che siamo preparati per andare da Radius, che sarebbe quel Doraemon del matematico. Quindi adesso cominciamo. Potrei cercare di superare il Maitre, non so cosa vuol dire Maitre, ed entrare dal Radius. Ok, ma andiamo dai Radius qui, andiamo dal caffè, dal caffettiere, e quella Radius lo faremo diventare una radio. Ma cosa Radius? Lo picchiamo così che lo facciamo diventare Radius. Radio, scusate. Buongiorno signore. Diceva prima signora. Vi ricordate? Adesso dice signore. Che merda. Prima volta nel nostro caffè, vero? No. Sì, terza volta. Come lo sa? Non dimentico mai un viso. Straordinario. Ben fatto. Come posso aiutarlo? Sono Emil. Scan. Un matematico in visita da Berlino. Mi è stato detto che devo presentarmi ai gentiluomini del Radius. Berlino, meraviglioso. Purtroppo lei è il primo a essere arrivato. Posso attendere il sorretto? Va bene, ragazzi. Non ci saranno certo obiezioni se attendo nelle stanze sul retro. Mio caro signore, naturalmente può attenderli nella stanza sul retro. Vede la porta? Ah, il raggio, sì. Molto arguta. Ah, la ringrazio. Ad ogni modo, il Radius potrebbe farsi ad attendere molto a lungo. Magari preferisce tornare più tardi? Oh, forse farò così. Quindi non ce ne andiamo. Ah! C'è, perché? Perché? No, 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 adesso ragazzi, sapete che c'è. Come quel Dora, adesso cosa facciamo? Dai. Dai, facciamo. Non so ragazzi, andiamo al nostro appartamento. Non so ragazzi, avevo cliccato. Ah, così, ok, dai, ma mettiamo quei vestiti, cose, ok. Andiamo nel mio appartamento. Devo impegnare il tempo fino all'arrivo dei membri della Radius. Sono dei vestiti. Ma io. Intanto guardiamo la lavanda. E sta analizzando le proprietà del cambiamento. Ma cos'è questo? Il mondo intero è pieno di matematica. Che lo odio, vi ho già detto negli scorsi video. Quali sorprese mi aspettano oggi? Ragazzi, adesso usciamo, ma sembra che come ragazzi è un videogioco. Credo che già sono passati. Sì, ma mettiamo questo. Cioè, a me sembra che come un videogioco sono già passati già qualche minuto. Qualcosa sono passati già. No! Io esco, non esisto. Se io clicco questo. Ah! Forse se adesso io entro, vediamo ragazzi. Se adesso forse io entro qualcosa. Forse cambierà. Sì, bene.
Devo impiegare il tempo fino all'arrivo dei membri della Radiance. Ma quanto? Non c'è posto per il mio cappotto. Ma dopo tutto, l'idea di rimuovere un estrato non mi entusiasma. Mjolnir, come posso aiutarla? Sono qui per vedere il Radius. Benissimo. Ad ogni modo, il Radius potrebbe. Ah sì, cioè. Magari preferisce. Sì. Perché non esplora la splendida Vienna nel frattempo, scusate. Oh, forse farò così. Coppia che litiga. A me non interessa perché c'è. Le coppie fanno schifo, vi giuro. Perché c'è. Uno stato cambia e diventa altro. Ma come? Cioè, ragazzi, vi giuro. Cioè, vi giuro che andiamo in biblioteca. Vi giuro che le coppie fanno schifo. Perché c'è, lì devono litigare sempre. Magari il radio si è arrivato. Cioè, guarda, cioè, io esco, rientro, esco, rientro, esco, rientro. Ma cosa faccio allora? È arrivato il radius, guarda, cioè, dimmi tu se no. Forza. Ah, si può andare così. Ma andiamo così allora. Vediamo cos'è questa. Altri baffi favolosi. No, cameriere. Vediamo qua. Sì. Aspetta, mettiamo la mia voce. Sì, vuole la caffè. La caffè, scusate, caffè. Dai, mettiamo. No, grazie. Bene, bere troppo caffè causa una piantagione di problemi. Ok, cameriere, tu vattene, tanto a te a me non interessa. Cosa pensi tu? Dai, entriamo. Credo che sono già arrivati. Com'è possibile che non sono ancora arrivati? Nessuno non esiste. La poltrona puzza un po' di fumo. C'è del pelo di gatto. Guardiamo la lavagna. Problema della settimana. Mantenere attive le loro menti. E con enigmi di Zahler senza dubbio. Intrigante. Questa settimana trattiamo l'origine del pi greco. Torta. No. Devo risolverlo, provare il mio valore. Pi. Il raggio. Come sarebbe tipo aspetta così? Non ho capito questa parte non ho capito, fine. Ma cosa devo fare? Ah! Ragazzi, non lo sa a caso, tipo l'ho fatto. Maledizione. Cioè, in modo che non riuscivo a dire la frase. Intendo, ecco perché ho detto maledizione. Il perimetro di un quadrato è piuttosto inequivocabile. Se un cerchio fosse quadrato, il perimetro sarebbe 4 volte il diametro. Mi fa. Se dici che 4 volte del diametro, tipo.
Non credi che tipo sarebbe così? No, c'è. Ragazzi, guardate, se dice che è 4 volte, tipo, allora sarebbe tipo così, c'è fino a 4, credo. No. Ah. Se me lo immagino così, diventa piuttosto ovvio. Il pi greco è la chiave di tutto. Eh sì, ma guarda, con il pi greco non è. No, decido io. Non funziona così. Il metodo di Eulero funziona fino a un certo punto. Ragazzi, aspettate, cioè, vi adesso dico che se con la chiave di pi greco risolve tutto, guarda, cioè, con la chiave di pi greco, adesso io aprivo e io adesso riuscivo a aprire la porta della mia casa, della macchina, di tutto. Non è mai d'accordo con me. Zahler è stato non ha. Zahler stessa non ha trovato niente. Ah, tutti qui, eh? Chi c'è qui? Un visitatore? Dovete perdonarmi, signori. E vi spero che questo scritto possa fuggire, non lo so, da biglietto da visita. Ecco il Toraimon! Il Toraimon che ci stavamo aspettando! Toraimon pazzo, certamente signore. Ok? Doraemon è piuttosto notevole. Gernot Zahler al suo servizio. E lei è. Il mio nome è Emily Scan. Dall'università. Rifiutiamo questa parte di Merlina perché non riuscivo a dirla. Pensavo di conoscere quasi tutti all'università di Berlino, ma lei, signore, è il benvenuto al Radius. Tutti dicono è nel posto giusto. Sì, ma io sono sempre nel posto giusto. Oh. Ehi, sì. Ma te. Oh, c'è questi stanno dormendo e stanno discutendo. Non voglio interrompermi. Non vedo. Io vedo. Tu, questo qua fuma. Ah, nice girl. Qual è il suo. Cosa? Mi dica. Conosce molti docenti all'Università di Berlino? Mantiene contatti con loro? Alcuni. Ma sono sempre. Sì, ma se questa qua mi copre il coso, io cosa leggo? Conosce Robert Koch? Lo chiedo perché. Non importa perché. Lo conosce? No, è spiacente. Oh, che peccato. Robert Koch, devo informarmi su quel nome appena ho tempo, in caso sia utile per il mio stratagemma sarebbe Io ho frequentato l'università di Berlino. Ho studiato con il grande Karl Weierstrass, uomo di talento. Ero il suo migliore studente. C'erano anche altri. Quella donna russa. No, parla di noi, credo. Quale donna? Non poteva neanche partecipare alle lezioni, ma non importa. Io
Sicuramente conosce Weyers Trust. Lo chiamano il padre dell'analisi moderna. Weyers Trust. Dovrei informarmi meglio sui miei colleghi di Berlino. Certamente, ma quindi vede, sono molto selettivo con i membri delle radios. Io, quindi Erskine è docente dell'Università di Berlino. Vegno, certo deve esserlo, ma forse è alle prime armi. Ecco. Ho un supplente, Erzner. Cosa c'è? Vorrei parlare della mia teoria. Va bene. Sentiamo. Funziona di cambiamento in relazione a tempo e stati. Curioso. Somiglia molto al mio lavoro. Bene, in questo momento non posso permettermi distrazioni. Devo elaborare le mie teorie. Chieda pure agli altri membri. A loro può servire una sfida. Eh sì. Vediamolo, chiediamo, non è che questo qua dorme. Oh. Questi qua stanno discutendo, non voglio interrompermi, io parlo. Mi presento. Il mio nome è Emily Scale. E questo qua. È un piacere fare la sua conoscenza, R. Rao. Ma questo qua non importa, va bene, a presto, perché io. A presto. È una vera assurdità. E io. Parliamo con questo che. Perché non mi ascolta? Buongiorno, il mio nome è Emil Scale. E lei è. Buongiorno, Harry Scale. Io mi chiamo Stefan Nenner. Ha detto di venire dall'università di Berlino, vero? Sì, certo, sì, esatto. Quindi è anche docente. Insegna all'Università di Vienna, facoltà di matematica. Non vedo l'ora di confrontarmi con lei. Volentieri. Lavagna, non credo che. Ah, ho trovato qualcosa. Per favore. Io posso andare. Quattro, dai, parliamo di queste cose. Ritrae i membri del Radius. Non vede? Guarda. Cioè, ho fatto solo una domanda. Non ho fatto altre cose. Che tu mi. Assurdo. Guarda, assurdo. Tua madre. Cioè. Dai, parliamo con questo Zahler. Schell gliel'ho detto. Non ho tempo per le sue distrazioni. Magari un altro membro ha tempo da dedicare alle sue teorie. Deve. A cosa deve? Tappeto, vediamo cosa dice. Anche il tappeto riporta il simbolo della Radiance. È una vera. Non lo so cosa c'era scritto. Perché non mi ascoltassi? Di nuovo quello del cielo. Per favore, questi qua discutono una nuova teoria. Meglio. No, non è niente. Qual è l'importante di un enorme
posteriore. Schella, aspettate che ve. No! Volevo andare un po' avanti perché ragazzi, questa parte, vedete adesso, mi nascondeva. Non so cosa c'era scritto, se non voi mettete in pausa e lo leggete, ok? Oh, non, no, mi scusi. Perché non è? Sì, ma guarda, non ti ascolteranno mai. Mai nella vita. Adesso ce ne... Cioè, no, adesso ce me ne vado via, facciamo l'uscita. Prima di andare via devo presentarmi a tutti. Dopotutto sono qui per discutere la mia teoria. Bene, così perdiamo altro tempo per fare queste discussioni. E a questo Doraemon voglio farla diventare rotonda, una palla rotonda. E lo voglio, sapete che vi giuro che adesso voglio che questo Doraemon lo voglio buttarla tipo c'è nella boli bam giro giro tondo e se ne fa, se ne butta e questo cioè io non capisco, parliamo con questo qua che sembra intelligente. Sing. Mi servirebbe aiuto con la mia tesi attuale. A Kozan stanno lavorando funzioni di cambiamento. Indago sugli stati tra cambiamento in dati in tali funzioni. Integrante. Ma non credo di poter essere d'aiuto a riguardo. Il mio campo è più la matematica discreta di parti immobili di sistemi costanti. Magari un altro membro del Radius potrebbe aiutarla. Cosa insegna esattamente? Insegno matematica discreta. Alcune settimane fa ho tenuto una breve lezione davvero interessante su un processo chiamato catena di Markov, o Marco, non lo so. Talvolta cerco di ampliare gli orizzonti dei miei studenti con nuove teorie. Cos'è una catena di Markov? Sì, ragazzi, c'è sotto qui. Grazie della domanda. Nessun altro qui sembra più essere interessato a discutere nuove teorie. Secondo Markov stesso, una catena di Markov è uno stato che si trasforma in un altro stato. È la possibilità del secondo dipendente solamente dallo stato attuale. Pensi a ubriaco che cammina su una linea numerata. A ogni passo può muoversi da avanti di uno o indietro di uno. Quindi il prossimo passo o stato dipendente solo dalla posizione attuale, non da inciampo precedente. Esatto. Molto interessante. È curioso che lei trovi interessante questa teoria. Ma
avendo affermato che il suo principale interesse è la matematica discreta. Solo perché è il mio ambito di competenza, non significa che non mi diletti con il resto della matematica, con più o meno successo. E questi qua ridono. Va bene, la saluto. Arrivederci, Scan. Guarda, questa domanda già fatto mille. Ecco, di nuovo quel per favore, Gia. Vediamo se adesso posso andare. Posso andare, ma io voglio andare. Eh sì, prima di andare, ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Cioè, quante volte facciamo questa presentazione? Ah, mal di testa di presentazione questo. Sì. No, anche voi. Ho una domanda su uno degli altri membri. Cosa vuole sapere? Che mi dice di Esaner? Cosa vuole sapere? È il fondatore del Radius. Sì, anche Eilerik e Rauk sono membri fondatori. Come è nato il Radius? Beh, questo ne so. Zahler cercava menti affini alla sua, una sorta di matematicin d'élite, il meglio del meglio, per condividere idee sulla matematica in generale. Aveva sentito parlare di un circolo a Londra, così decise di fondarne uno suo qui a Vienna. Sua maestà era interessata e decise di finanziare il Radius, a condizione che si facessero progressi nel campo. Eilerik e Rauk vi presero parte da subito, come molti altri. Con il tempo arrivarono Ur, Nikik, e nomi difficili, assolutamente difficili, e il sottoscritto. Cosa la domandiamo? Cosa la diciamo? Rauk sembra taciturno, non lo è sempre stato. In effetti ha una mente brillante, ma è un insegnante terribile. Non gli dica che l'ho detto. Va bene, non importa. La saluto. Arrivederci, Scan. Bene, dimmi che adesso posso uscire. Dimmi che adesso è assurdo nulla. Ma quante volte, ma noi presentiamo, ma quante volte. Senti, aspetta. Scusa. Senti. Oh no, mi scusi. Lavagna nulla, aspetta. Adesso ho trovato nulla. Guardate, faccio così, aspettate che sembra che c'è quel caminetto. Mancava questo. Un caminetto vuoto. Un pi greco disegnato
nella cenere. Vediamo se c'è altro da sapere. Nulla, credo. Tu dormi, questi qua parlano sicuramente, lo so, se parlano con questo. Qual è il suo settore? Analisi complessa, teoria dei numeri. Una combinazione prima. Il suo settore di competenza. Prima. No. Credo che... Guarda, hai già fatto più di 5 volte questa domanda. Eh sì, gli ho già detto. Non ho del tempo, teoria. Per favore, dimmi, guarda. Abbiamo già fatto la presentazione con questi meta cose. In realtà, ragazzi, sapete che c'è? Io ho pensato. Ma quanto. Sì, ciao. Sì, ciao. In realtà, ragazzi, non è che io sono in fretta, è solo che abbiamo già visto tutto di Radius e basta, cioè. Possiamo adesso anche uscire. No. Cioè, vado qui. Mi servirebbe aiuto con la mia tesi attuale. Argomento: funzioni di cambiamento in relazione a tempo e stati. Non è il mio ambito. A presto. Non ho niente, a presto, ciao. Deve. Stanno discutendo, non voglio interrompere. Ragazzi, credo che adesso, se non mi sbaglio, possiamo uscire perché cioè, abbiamo già detto quasi tutto, credo. Già detto tutto qui, quindi non credo che possiamo già uscire. Ma cosa vuoi tu? Mor del Dio, cosa vuole questo qua? Ma vuole uscire, no? Una domanda su uno degli altri. I due signori che litigano. Nikic e Worm. Mi scusi. Sono i loro nomi. Quello a sinistra è Nikic. Non sembra che vedi. Che vadano d'accordo. Non si preoccupi. Discutono spesso. Di cose. Matematica per lo più. Chi è quell'uomo che dorme nell'angolo? Quello è Eli Rick, il dottore del circolo. Perché sta dormendo? All'inizio era discreto. Un giorno si è addormentato e nessuno se ne è accorto. Ora qui è talmente comodo che si addormenta tutti i pomeriggi. Non conosciamo da così tanto che non ci dà fastidio la salute. Arrivederci, scan. E altro qui la saluto, fine, credo. Cioè, ma nel cioè, a me sembra che abbiamo già fatto tutta la presentazione. Dimmi che adesso sono venuto in cerca di aiuto, ma questi matematici non credo che possano aiutarmi. In tal caso, cosa farò?
spero di che questa recita non sia del tempo sprecato, sapete che ho